Il 2024 è iniziato nel segno di Bagnaia grazie alla vittoria in Qatar, con il pilota italiano che ha ribadito ancora una volta che è lui l'uomo da battere. Ma c'è davvero qualcuno in grado di farlo? Oppure ci aspetta una stagione di dominio incontrastato in cui non avrà rivali? Oggi vi dico la mia. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale così supportate il nostro lavoro. Grazie mille. L'altro giorno il nostro amico Fabio Fagnani ha scritto un articolo in cui si domandava se effettivamente Bagnaia possa dominare in questo 2024. E dopo averlo letto ho iniziato a rifletterci anche io e sono arrivato alla conclusione esattamente opposta alla sua, ovvero che sì, per me effettivamente Bagnaia dominerà in questa stagione e vincerà il suo terzo titolo consecutivo. Boh, già questa praticamente è una sentenza di morte, perché l'ho fatto già nel 2020 con Fabio Quartararo, avevo pronosticato la sua sicura vittoria del mondiale, poi sappiamo tutti com'è finita, quindi scusa Pecco, ho dovuto sacrificarti sull'altare del content di YouTube. No, ma scherzi a parte, perché sono serissimo, per me Bagnaia in questo momento è veramente nelle migliori condizioni di sempre per poter stravincere il campionato e vi do tre motivazioni. C'è poco da fare ragazzi, Bagnaia in questo momento è il pilota con più esperienza in pista dopo Marc Marquez per quanto mi riguarda. So che tra di voi adesso ci sarà qualcuno che starà dicendo giustamente, no aspetta, ma ci sono diversi piloti che hanno più anni all'attivo di lui. Ma andiamo a vedere bene la griglia 2024. 10 piloti sono arrivati in MotoGP dopo di lui, 3 piloti sono arrivati insieme a lui e quindi solo 7 piloti sono arrivati prima di lui, praticamente il 30% della griglia. E chi sono questi piloti? Aleix Espargaró, Jack Miller, Franco Morbidelli, Taka Nakagami, Alex Rins, Maverick Viñales e Johan Zarco, oltre che a Marc Marquez appunto. Ma allora perché parlo di Bagnaia come del pilota con più esperienza in pista dopo Marquez? Perché nei 5 anni che ha corso in MotoGP ha vissuto delle cose, delle situazioni che gli altri semplicemente se le sognano. Pensate che quei 6 piloti insieme hanno totalizzato 26 vittorie in svariate stagioni e Bagnaia da solo è già quota 19, per non parlare dei suoi 2 mondiali vinti, cosa a cui gli altri non sono mai neanche andati lontanamente vicino, a meno che non consideriate il 2017 di Viñales e il 2022 di Espargaró come delle annate da titolo. Inoltre Bagnaia non solo ha vinto e convinto da quando è in Ducati ufficiale, ma ha anche dovuto affrontare delle situazioni estremamente difficili a livello mentale, come la rimonta da 91 punti o il trauma dell'incidente di Catalunya, che tra l'altro ha avuto anche dei risvolti fisici non indifferenti. E per favore non mi mettete in mezzo quei discorsi senza senso dei rosiconi che dicono che la rimonta è fasulla perché Quartararo non aveva la moto, di quegli altri fenomeni che sminuiscono l'incidente di Barcellona. Qua parliamo di fatti e i fatti dicono che per vincere quei mondiali servivano delle prestazioni super, che sono esattamente quelle che ha realizzato Bagnaia. Questi 2 mondiali, quindi, hanno avuto l'effetto di aumentargli a dismisura la sicurezza in se stesso, che unita alla sua grande padronanza del mezzo, la Ducati, lo porta a essere oggi una macchina da guerra inarrestabile. E in Qatar lo abbiamo visto subito. Nella sprint non ha reso al massimo. Martin per qualcuno era già campione del mondo e Pecco che cosa ha fatto? È rimasto tranquillo, ha lavorato a testa bassa e la domenica ha piallato tutti quanti. Negli ultimi anni abbiamo detto più volte che la competizione è altissima, che il livello è in continuo aumento e che ci sono un sacco di piloti che possono lottare per il podio ogni domenica. Tutto vero, è innegabile che la competizione sia alle stelle, perciò viene logico pensare che il dominio di un singolo pilota sia più difficile ad attuarsi. E io sono d'accordo con questo ragionamento, non lo nego affatto, ma la mia linea di pensiero si divide da questa nel momento in cui penso è più difficile, ma non significa che sia impossibile. Il fatto che ci siano così tanti piloti che a turno possono vincere una gara o fare podio potrebbe diventare un'arma a doppio taglio per gli avversari di Bagnaia. Sicuramente capiterà che Pecco perda una o due posizioni in favore del pilota vincitore di turno, come è successo a Sepang con Bastianini o a Lusail con Di Gianantonio, ma il suo punto di forza è che è sempre costantemente sul podio. Nel 2023, esclusi gli zeri, ha sempre tagliato il traguardo almeno in terza posizione, che significa che non finisce fuori dal podio da Valencia 2022, gara condotta con la pressione più grande che un pilota abbia mai dovuto sopportare, probabilmente. Dobbiamo spingerci fino a Portimao 2022, corsa quasi 2 anni fa, per trovare una gara regolare in cui Bagnaia non aveva la velocità per fare almeno podio. Si tratta della gara prima di Jerez, quella in cui Pecco ha sbloccato la modalità campione del mondo e non si è guardato più indietro.
Quello che potrebbe accadere quindi è un mondiale alla Marquez 2016, non un dominio plateale incontrastato, ha vinto relativamente poche gare, ma era sempre lì. Piazzava i podi con regolarità, si accontentava quando era necessario e vinceva quando poteva farlo. Gli errori e l'incostanza degli altri piloti hanno fatto il resto. Ha vinto così un mondiale con 3 gare d'anticipo, nonostante la sua velocità non fosse così tanto superiore a quella di Rossi e Lorenzo. In una MotoGP così competitiva, Bagnaia è l'unico al momento che ha le carte in regola per piazzarsi sempre sul podio, costruendo mattoncino dopo mattoncino il suo terzo titolo mondiale. Gli altri invece no, o devono ancora dimostrarlo, e i punti persi scendendo da quei 3 gradini a fine anno si fanno sentire. Le sprint potrebbero essere un problema? Considerando che l'anno scorso ha dimostrato di saper vincere agevolmente anche quelle, per gli altri piloti è meglio che lui non si ricordi come si fa. So che la parola fenomeno spaventa molte persone che vogliono attribuirla soltanto a talenti generazionali come Rossi o Marquez e che quindi vederli accostati a Bagnaia è un insulto alla loro dignità come esseri umani, ma calmiamoci un attimo e analizziamo la situazione. Bagnaia ha la moto più forte? Sì, come l'hanno avuta Rossi e Marquez. Bagnaia è l'unico che con quella moto ha vinto i mondiali ed è costantemente davanti tutte le gare? Sì, come hanno fatto sia Rossi che Marquez. Bagnaia è forte quanto Rossi e Marquez nel loro prime? Ma chi se ne frega? È bello fare paragoni nello sport, sono il primo a farlo, ma se dobbiamo ragionare sul 2024, allora parliamo del 2024. E Francesco Bagnaia, calato nel contesto attuale, non è un fenomeno, è un mega fenomeno. Manico da paura, granitico di testa, forte nel giro secco, nelle gare corte, nelle gare lunghe. Cosa volete di più da un pilota? Ah, che sia simpatico e affabile? Allora Jack Miller immagino sia il punto di riferimento della MotoGP, no? Dai, scherzi a parte, Bagnaia ha finito di dover dimostrare quanto vale e sinceramente sono anche un po' seccato che non venga universalmente riconosciuto come più di un ottimo pilota. Questa cosa mi fa sembrare molto Jorge Lorenzo mentre la dico, ma mi rendo comunque conto che effettivamente anche i più grandi campioni di qualsiasi sport non hanno mai avuto il 100% di consensi dalla loro parte e quindi niente, Bagnaia non fa eccezione e va bene così. Ovviamente il mondiale è più aperto che mai, siamo una gara corsa, ci manca solo che lo consideri chiuso oggi, però in questo momento Bagnaia è l'unico pilota in grado di dare certe garanzie. Martin è sicuramente il suo rivale numero uno. Ha terminato il 2023 da protagonista, andando vicino al titolo, ed è ripartito da dove aveva lasciato, con una sprint vinta e un podio domenica. Ma continuerà così? Sarà questo livello tutto l'anno? Non possiamo saperlo, perché non abbiamo uno storico sufficiente a essere, non dico certi, ma comunque ragionevolmente sicuri, a differenza di Bagnaia che sono 2 anni che corre per vincere tutte le gare. Per tutti gli altri poi ci sono ancora più dubbi. Binder potrà davvero fare qualcosa per vincere? Bastianini sarà in grado di pareggiare il livello del suo compagno? Bezzecchi si riprenderà da questa partenza orrenda? E poi Marquez? È pur sempre uno dei piloti più forti della storia, perciò non si può e non si deve escluderlo da ogni tipo di considerazione, ma guida una GP23 ed è passato a Ducati dopo 10 anni di Honda. Non dubito che possa essere competitivo e anche tanto, ma dubito del fatto che possa lottare per il titolo in questa stagione. Quindi siamo sicuri che Bagnaia quest'anno vincerà agevolmente il titolo? Assolutamente no, e direi anche meno male, se no cosa guardiamo la stagione a fare, onestamente. Però se chiedete a me se Pecco dominerà nel 2024, allora per me la risposta è sì, lo farà. Secondo voi invece? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così sarò felice di leggere la vostra opinione. Niente, ringrazio gli abbonati del Casco Rosso Plus che ci aiutano a tenere in piedi il nostro progetto, trovate tutte le info in descrizione e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso. Ciao!